Questo programma è offerto da Privilege Coiffure, parrucchieri uomo-donna, entra e trovi il look perfetto per te. Di Massimo Bellassai, telefono 330-66-48-13 e Giusy Mazza, telefono 339-79-31-739. Via Cristoforo Colombo, 204, angolo via Firenze e Vittoria. Ristorante e pizzeria Antica Macina, via Giusti 123 Ragusa Ibla, con la novità di quest'anno, grigliata carne e pesce in terrazza ai carboni e pizza in forno a legna. Riviera Iblea, agenzia viaggi, via La Marmora 284 Vittoria, www.rivieraiblea.com, prenotazioni per il Couscous Fest a San Vito Lo Capo by night dal 29 al 30 settembre, viaggio più pensione completa a 99 euro, info 0932 510140. T-shirt & Co, abbigliamento e gadget personalizzati, stampa la tua t-shirt con una frase o un'immagine a soli 12 euro. Stampa, serigrafica promozionale e per il settore moda, Viale Volontari della Libertà 68, vicino stazione ferroviaria, Vittoria, telefono 0932 86 62 54, cercaci su Facebook. Domus, stradale Scoglitti 44, Vittoria e corso Ho Chi Minh 85, Comiso. Ari e Anna, home, arredo letto, cucina, bagno, tendaggi, intimo, pigiami, corredi, sconto del 20% sulla collezione Mare 2012. Seguiteci su Facebook con altre promozioni fino al 50%, via Garibaldi 2, Vittoria. San Giovanni a Vittoria. Fede popolare e tradizione si sposano all'interno della festa che rappresenta il momento clou della vita religiosa della città. Una lunghissima processione si snoda per le vie cittadine, una lunga coda di fedeli precede e segue il simulacro del Battista che attraversa il centro storico e le principali strade. La festa di San Giovanni Battista cade a Vittoria la prima domenica di luglio. Al di fuori del calendario liturgico che festeggia il 24 giugno la nascita di San Giovanni ed il 29 agosto ricorda la sua morte. E se la città di Ragusa sceglie la data del 29 agosto per festeggiare San Giovanni, patrono anche della città capoluogo e dell'intera diocesi, a Vittoria la festa cade la prima domenica di luglio. Una scelta legata alla tradizione della vita dei campi, che vedeva nel mese di giugno il clou di alcuni lavori agricoli e soprattutto della mietitura, mentre nel mese di luglio i contadini trovavano più agevole tornare in città nel giorno domenicale per partecipare ai festeggiamenti. Oggi, che i ritmi dei lavori dei campi non scandiscono più come prima la vita della comunità cittadina, resta comunque l'antica tradizione che assegna questo giorno la celebrazione della festa esterna. In chiesa, la celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Carmelo Ferraro, che fu parroco di San Giovanni Battista a Vittoria dal 1962 al 1978, quando venne nominato vescovo di Patti e successivamente arcivescovo di Agrigento. Monsignor Ferraro è originario di Santa Croce Camerina ed ha conservato un forte legame con la città di Vittoria, dove ha vissuto ed operato per tanti anni. San Giovanni Battista per ogni cristiano è un punto di riferimento, ma essendo stato proprio per 16 anni alla guida di questa parrocchia, ci è legata la mia vita, i miei sogni, il servizio che abbiamo prestato alla città in altri tempi, in altri periodi storici, e c'è anche il fatto della gioia di condividere l'amore per il Signore che Giovanni Battista ha proclamato come il figlio di Dio e il Messia del mondo. Alla messa solenne che ha preceduto la processione hanno assistito le autorità civili e militari.
C'era il commissario straordinario della provincia, Giovanni Scarso, il vice sindaco Filippo Cavallo, il comandante della Polizia Municipale, Cosimo Costa, il comandante della stazione dei Carabinieri, maresciallo Giuseppe Guzzardi. Scarso, Vittoriese Anchegli, partecipava per la prima volta alla festa nella veste di commissario straordinario alla provincia e prima della celebrazione ha salutato l'arcivescovo Ferraro. Il primo anno da commissario alla festa di San Giovanni in una veste istituzionale. Io a San Giovanni ci credo, mi chiamo Giovanni e quindi per me è il mio santo, come dire, e però quest'anno sì, come, il mio santo e che festeggio come commissario alla provincia per la prima volta. Cosa rappresenta questa festa? È la festa top di Vittoria, quando alla fine del 1700 c'è stato il terremoto, Vittoria fu danneggiata ma questa chiesa crollò e fu ricostruita, vuol dire che il santo ha protetto la popolazione e poi fu ricostruita con i fondi dei cittadini e con il lavoro dei cittadini. È una cosa bellissima questa. È un momento particolare per la nostra città, è la festa del patrono che assieme a Santa Rosalia, che è la tua patrona praticamente, protegge questa città. Lo ha fatto nel momento più brutto, quando ci fu un terribile terremoto. Speriamo adesso che ci aiuti noi e tutta l'intera Italia a risollevarci, a risolvere questi brutti momenti. Una festa religiosa che si inserisce però profondamente nel tessuto connettivo della città. Sì, certo, è una festa che è stata è sempre aspettata. Il famoso, la prima domenica di luglio, la gente l'aspetta. Oggi, pur essendoci la partita, voglio dire, avete visto com'è gremita la chiesa e com'è gremito l'esterno della chiesa. Molto partecipata la messa e subito dopo l'uscita del simulacro e la processione. In piazza molti fedeli attendevano l'uscita. Grande l'attesa, in alcuni casi anche l'emozione, per una festa a cui tanti sono fortemente legati, sia per la fede personale, sia mutuandola dalle tradizioni tramandate dalle famiglie. Cosa rappresenta questa festa per la città di Vittoria, per il comprensorio? Beh, dovrebbe rappresentare un momento di unirsi, un po' riscoprire la fede, perché penso che oggi... E anche Benedetto XVI dice che da ottobre si sarà l'anno della fede, quindi il santo patrono dovrebbe anche rappresentare un modo come non solo aggregazione di festa esterna, ma bensì un po' fare un pit stop della propria vita, riscoprire la fede, non solo quella folcloristica, ma anche un momento di fede profonda, adulta, matura, che ci porta ad andare avanti, non quella fede statica ma bensì dinamica e quindi un po' di andare avanti. Questo è l'augurio che dovrebbe rappresentare il santo patrono e quindi metterci in movimento, uscire fuori da se stessi e manifestare questa fede. Per noi di Vittoria San Giovanni è tutto, perché il patrono di Vittoria e ci fa piacere ogni anno a vederlo avere. Uscire, entrare, è tutto. Festeggiare il suo giorno che è stato il 24 e festeggiare anche questa giornata, la prima domenica sempre di luglio che viene festeggiata ogni anno e noi non mancheremo mai, speriamo fin quando lui vorrà. In questi anni questa festa si è mantenuta sempre uguale o è cambiato qualcosa? No, la festa di San Giovanni, quello che forse ha cambiato, che una volta facevano i fuochi d'artificio qua in piazza, anche qua davanti alla chiesa, ora è cambiato, fanno i fuochi d'artificio a luna, quando è bello pure, però quello che è cambiato è quello, però altre cose non cambia niente, diciamo, di San Giovanni. Per me è tutto e tanto, guarda. Noi che siamo di religione, facciamo volontariato in Italia, stiamo a pigliare a ridda, per noi è una cosa importante. Non ti posso nascondere l'emozione che provo e quindi c'è mio fratello anche che si chiama Giovanni, quindi lo affido particolarmente a San Giovanni perché è il suo santo protettore. Sicuramente la festa richiama tanti fedeli, anche con una giornata particolare di questo, con una giornata di calcio, di festività italiana.
cristiana, però il sacro non si può ramischiare con il profano, per cui abbiamo scelto di venire a vedere il nostro santo protettore della città, nella speranza che porti tanto benessere ai nostri figli. Non credo che ci siano parole per definire la devozione a San Giovanni per i vittoriesi. Secondo me nasce in ogni famiglia e viene tramandata. Io mi ricordo che da sempre l'apertura delle porte alle 4 del mattino per la prima messa era un evento, e quindi San Giovanni è nelle nostre case, nei nostri cuori, è tradizione che si tramanda. E non è soltanto tradizione, io credo che sia anche molta fede. E San Giovanni è San Giovanni, e i vittoriesi per San Giovanni rinunciano a qualsiasi cosa, e lo dimostra la piazza. Molti coloro che seguono tutta la processione, che non rinunciano a percorrere l'intero tragitto del simulacro, e il tradizionale viaggio che qualcuno sceglie di fare come ex voto o comunque per esprimere il proprio attaccamento al patrono della città. Alcuni indossano vestiti o camicie rosse, altri addirittura sono scalzi. Sono venuto qua perché l'avevo promesso da una settimana e mi è toccato venire. Lei non è di Vittoria? No, di Acatesi. Cos'è per lei questa festa? È una festa molto, molto bella comunque. Cosa rappresenta questa festa per la città? Tutto. È perché è il padrone di Vittoria, per noi è la festa più importante che c'è. San Giovanni è tutto, è Vittoria per noi e per tutti. E quindi non ce n'è partita che tenga, non c'è niente, c'è solo San Giovanni Battista. Oggi, nonostante la finale degli europei di calcio, lei sarà alla processione? Sì, ovviamente sì. In primo piano, in primis, San Giovanni lo metto, perché sono un grande devoto di San Giovanni Battista, sin da piccolo. Questa figura è particolarmente sentita, Vittorio? Ovviamente sì, tutti siamo devoti a San Giovanni. Perché? Perché ci dà la grazia per la salute e per il lavoro, ovviamente. E attualmente manca un po', ma comunque non demordiamo, diciamo che speriamo. Per me rappresenta tutto, io sono di Vittoria, ogni anno vengo a vedere questa grandissima festa qui a Vittoria e per noi di Vittoria secondo me è tutto la festa di San Giovanni. Non manchiamo mai. C'è sempre una grande partecipazione che negli anni però è diminuita. Ma penso di no, io a volte penso che noi giovani, anche i giovani, cercano sempre di snobbare questa partecipazione, ma invece no, per me è sempre sentita, dai bambini ai giovani, ai ragazzi, agli adulti, la festa di San Giovanni è la festa di San Giovanni, non bisogna mai mancare. È sempre una bella festa per lei, perché siamo devoti a San Giovanni, è una cosa che si ripercuote ogni anno sempre. Per lei? Io il 24 notte ho fatto il viaggio proprio per mia mamma, è già molto migliorata. È una cosa proprio che mi ha fatto tanti miracoli San Giovanni, sono proprio devota. Cosa rappresenta questa festa? Beh, oltre ad essere una festa popolare molto importante, penso che debba essere vissuta dentro ognuno di noi, per ognuno in maniera diversa, quindi una festa personale anche. Per lei che cos'è? Per me è una festa molto importante, perché San Giovanni è un santo importante che nella mia vita ha portato tante cose positive, oltre ad essere il patrono della nostra città, ovviamente. E attorno a lei cosa vede ogni anno? Vedo gente che viene sicuramente per tradizione, gente che invece viene perché realmente sente una fede forte verso questo santo, quindi un po' di curiosità, ma sicuramente anche tanta credenza. È un evento ordinario ma vissuto in maniera straordinaria, e con grande fede, con grande anche interesse per tutto ciò che ruota attorno alla festa, come folklore, come momenti anche di divertimento, ma sostanzialmente è l'incontro dei cittadini vittoriesi con la figura di Giovanni Battista,
soprattutto nella celebrazione eucaristica e poi nella processione, come segno di una fede che è in cammino e non si ferma. Nella piazza gremita di gente che attende l'uscita del simulacro ci sono anche coloro che tornano a Vittoria dopo tanti anni. I vittoriesi che vivono in altre città d'Italia, che mantengono nel cuore la nostalgia ed il desiderio di ritornare nella loro terra, ma che soprattutto sentono fortemente il legame con questa festa religiosa, segno di una fede mai sopita e sempre viva. Io sono 35 anni che vivo fuori da Vittoria e quest'anno finalmente riesco a rivedere questa festa dopo 35 anni. Effettivamente è emozionante perché sono tradizioni che in altri posti non ci sono quasi più, sono sparite, quindi effettivamente è una bella cosa, speriamo che la mantengano sempre. È voluta tornare dunque proprio per questo motivo? Ma io sono di Vittoria, sono nata a Vittoria, poi sono andata fuori per motivi di studio e ci sono rimasta, vivo in Liguria ormai da 35 anni e ho preso l'occasione quest'anno di tornare a Vittoria perché per me è una doppia festa, perché il mio compleanno, il mio onomastico, e quindi è sempre stata una cosa che nei miei ricordi d'infanzia effettivamente è una cosa splendida e bisogna mantenerle queste festività perché in altri posti si sono persi. Io sono suo marito e non sono di Vittoria, però ne ho sempre sentito parlare della festa di San Giovanni, è una cosa che è abbastanza conosciuta, cosa me l'ha raccontata lei. Per me è la prima volta che la vedo, perché non sono mai riuscito a vederla prima e quindi sono molto curioso e anche un pochino emozionato perché condivido un pochino i sentimenti di mia moglie. La festa di San Giovanni che lei ha l'occasione di rivedere dopo tanti anni. Sì, io manco da Vittoria da più di 40 anni e quest'anno mi sono ritrovata qui in vacanza per una settimana e quindi sono venuta a vedere questa, la festa, l'uscita di San Giovanni, che mi ricordo appunto 40 anni fa ragazzina con i mortaretti e la facevano mi sembra anche con più, molto più caldo, quindi era forse di mattina per i miei ricordi diciamo di quasi infanzia insomma. Quali emozioni ritornando qui in questa piazza? È un'emozione grandissima, grandissima, perché San Giovanni è sempre un grande santo e poi si rimane sempre attaccati. Io vivo a Roma da tanti anni, però sono rimasta sempre legata qui a Vittoria, a Scoglitti, alla mia terra. Non c'è niente da fare. Si nasce isolani e si rimane isolani, non c'è niente da fare. Cosa rappresenta questa festa per la città? Per me rappresenta il passato, perché sono nata qua. E vengo a vederla per questo. Lei non vive a Vittoria? Io vivo a Milano con mio marito, però fra poco ci trasferiamo qua, definitivamente. È tornata dunque per avere la possibilità di assistere oggi a questa processione? La processione no, la faccio di solito a Ragusa, il 29, ma la San Giovanni lo vedo uscire. Mi sento bene così. Per lei? Per me è uguale, per me è un ricordo, venire qua a far vedermi la festa, per me è un ricordo di tanti anni della gioventù, perché noi che siamo a Milano dal 58, dunque sono tanti anni e quando vengo qua me la vedo sempre la festa perché è un ricordo della gioventù. Come festa qua la vedo molto più sentita che da noi, perché... Sarà che è un paese, anche se è un grosso paese, ma la vedo più sentita che nelle grandi città. Lei vive a Genova e anche lì ha detto c'è la festa di San Giovanni. Il 24 giugno c'è la festa di San Giovanni, che c'è l'uscita dalla cattedrale, che noi sulla chiamiamo le casacce, e portiamo fuori i Cristi, che io sono un portatore di Cristi. E si sente molto come festa. Perché c'è il giro, Porto Antico, le ceneri in mare, una cosa e l'altra, però qua la vedo molto più sentita come festa, proprio rimango più meravigliato che vedere la mia lassù. Perché è venuto a Vittoria? Io ci sono nato a Vittoria, è 52 anni che manco da Vittoria, però se posso quasi tutti gli anni ci vengo. Vittoria festeggia per ben 3 volte nel corso dell'anno San Giovanni Battista,
Il 24 giugno è il giorno del tradizionale pellegrinaggio a piedi verso la Basilica, pellegrinaggio che vede giungere a Vittoria molti fedeli anche delle città vicine. Fiumane umane si snodano da Scoglitti, Acate e Comiso verso Vittoria durante le ore notturne per raggiungere la chiesa ed assistere alla messa celebrata alle 4:30 del mattino. Le messe si susseguono poi per tutta la giornata. Altra festa l'11 gennaio, anniversario del terremoto del 1693, il cosiddetto terremoto Uranni, che sconvolse e distrusse la Sicilia sud-orientale ed il Val di Noto. Vi furono moltissimi morti, anche a Vittoria, città che era stata fondata appena 90 anni prima, ma che era già molto fiorente. Anche la Chiesa Madre, insieme alle chiese dai conventi delle Grazie di San Francesco di Paola, furono danneggiati. I vittoriesi si rivolsero a San Giovanni, invocandolo come patrono, e da lui attribuirono la grazia di essere stati salvati dal terremoto. Tre momenti che segnano e scandiscono un po' la vita della città di Vittoria, quella di gennaio in ricordo del terremoto, i vittoriesi attribuirono a San Giovanni Battista l'aver salvato la nostra città dal terremoto, pochissimi danni ci furono allora. E poi il 24 è il giorno della Natività di Giovanni, quindi è festa universale, festa per tutta la Chiesa universale. E poi la prima domenica di luglio, perché da tradizione la processione si fa sempre agli inizi di luglio, per motivi della campagna, la gente tornava dalla campagna dopo una settimana o 15 giorni, e motivo anche del raccolto del grano, e quindi è rimasto questa usanza di trasferire alla prima domenica la festa anche esterna. È un momento di grande devozione, un momento che coinvolge i vittoriesi non solo nell'aspetto più intimo e religioso, nell'aspetto di fede, ma anche è un San Giovanni Battista è centro di aggregazione per i vittoriesi, è un elemento di riconoscimento forte della città, è emblema e simbolo di Vittoria. Ci sono 4 secoli di storia a testimoniare la fede di questo popolo, del nostro popolo, verso San Giovanni Battista. È una fede quella che si riscontra, un culto nel nostro San Giovanni Battista anche molto curioso e interessante, perché la Chiesa Madre di Vittoria durante i festeggiamenti patronali diventa una sorta di santuario, se me lo posso permettere. Perché? Perché non è riscontrabile in altri luoghi che dai comuni limitrofi vicini, in modo particolare mi riferisco a Comiso, Scoglitti ed Acate, i fedeli concittadini di quelle città si muovono in pellegrinaggio per rendere omaggio a un santo che non è il proprio santo patrono. Quindi questo credo che sia un aspetto della religiosità verso il nostro santo patrono che vada studiato e approfondito. È una festa che si festeggia sin dal terremoto del 1693, e tra l'altro il santo si festeggia per ben 2 volte nella città di Vittoria, in occasione dell'11 febbraio, il giorno del terremoto, e poi festeggiamo noi la nascita del santo il 24 giugno, anche se la tradizione vuole che il simulacro viene portato per le vie della città la prima domenica di luglio. Mentre a Ragusa, in provincia, festeggiano la morte di San Giovanni Battista, che è il 29 di agosto. Un santo molto particolare, molto legato sia alla vita dei vittoriesi sia alla laboriosità dei vittoriesi. È il santo che i vittoriesi amano moltissimo ed è oserei dire, l'unico santo, rispetto per tutti gli altri, per il quale i vittoriesi non soltanto danno la loro stessa vita, ma una grandissima devozione. È il santo che hanno nel cuore e che continuano a portare nel loro cuore. La processione, la lunga processione, il cosiddetto viaggio è ancora molto presente nella vita e nelle tradizioni di questa città. Sì, moltissime tradizioni sono rimaste sempre le stesse, anche se bisogna dire che la festa ogni anno che passa si affievolisce sempre di più. Io ricordo da ragazzo
perché tutta la città, ma dico tutta la città, era dietro il simulacro del santo, molto bella. Oggi le nuove generazioni, ma non perché non amano il santo assolutamente, perché in ciascun vittoriese, sia grande sia piccolo, nel cuore portano San Giovanni Battista. Ci sono lunghissime processioni durante la festa di San Giovanni. Lo accennavi prima, com'è cambiata la festa in questi anni? Ma la festa è cambiata, per esempio, sia sotto l'aspetto folcloristico. Una volta, ricordiamo tutti, si sorteggiava il cavallo di San Giovanni, adesso non esiste più, e allora l'auto ha preso il posto del cavallo. Una volta si usavano i cosiddetti insaierelli, che erano nastrini rossi, erano in onore del santo, e un'antica tradizione che non si fa più era quella delle tre fave. Anticamente, durante la notte di San Giovanni, si usava mettere sotto il cuscino tre fave, una si diceva spugliata, una pizzicata, proprio il termine dialettale, e una vestuta. La mattina, quando ci si svegliava, c'era sempre il solito furbo che andava a prendere quella vestita, perché quella vestita significava avere un futuro roseo, prosperoso. Allora, a seconda se si prendeva quella spugliata, si aveva una vita grama, molto povera, quella pizzicata una vita discreta, e quella vestita una vita rosa. Questa tradizione ormai è tramontata, non si fa più, perché è cambiata la società, sono cambiati i costumi, è cambiata la cultura di un popolo, ovviamente. Certamente tradizioni che sono un po' tra il pagano e il religioso, con forti implicazioni di paganesimo. Certo, non c'è dubbio che poi nella fede, ma di tutti i santi, non solo di San Giovanni Battista, c'è anche, come dire, uno strato di paganesimo, ma questo lo vediamo anche durante il Natale. L'albero di Natale, per esempio, è una rappresentazione pagana, per i cristiani è il presepe, ma in tutti i santi. Ma anche quel pizzico di paganesimo fa parte della cultura e della fede di un popolo. La processione di San Giovanni è tutto questo: fede, folklore, tradizione. Fede popolare molto viva, che ciascuno senta in modo diverso e personale. Ma San Giovanni, la figura del precursore, di colui che annunciò l'ormai imminente venuta di Gesù Cristo e gli preparò la strada, colui che battezzò nel Giordano chiedendo la conversione dei cuori, ha ancora un messaggio da dare. Un messaggio affidato alle parole di Don Vittorio Pirillo e Monsignor Carmelo Ferraro. Il messaggio è quello di invocare veramente Giovanni Battista, perché ci infonda la sua fede. E noi ci dibattiamo in tanti problemi, e il nostro peccato forse è quello di voler risolvere con le nostre forze, con le nostre energie, e invece i nostri padri ci insegnano, ma la fede ci insegna, che in Cristo dobbiamo noi credere, a Lui domandare il necessario, ma soprattutto amarlo. Il resto ci sarà dato in sovrappiù, come dice Gesù. Io devo dire ai cristiani che sono a Vittoria che hanno un compito e un servizio, perché la città, ahimè, è stata disastrata da gesti di morte, di cultura di morte, di cultura disumana, di cultura di logica di Caino, di alcuni che hanno fatto hanno dato l'idea che la città fosse un coacervo di esistenze sballate. E invece i cristiani hanno il compito di essere sale e lievito, e di esserlo soprattutto con l'attenzione ai più poveri, con la condivisione con le situazioni di disperazione, con l'impegno di esercitare un servizio soprattutto a partire da lì. Questo programma è offerto da
Privilege Coiffure, parrucchieri uomo-donna, entra e trovi il look perfetto per te. Di Massimo Bellassai, telefono 330 66 48 13 e Giusy Mazza, telefono 339 79 31 739. Via Cristoforo Colombo, 204, angolo via Firenze e Vittoria. Ristorante e pizzeria Antica Macina, via Giusti 123 Ragusa Ibla, con la novità di quest'anno, grigliata carne e pesce in terrazza ai carboni e pizza in forno a legna. Riviera Iblea, agenzia viaggi, via La Marmora 284 Vittoria, www.rivieraiblea.com, prenotazioni per il Couscous Fest a San Vito Lo Capo by night dal 29 al 30 settembre, viaggio più pensione completa a 99 euro, info 0932 51 0140. T-shirt & Co, abbigliamento e gadget personalizzati, stampa la tua t-shirt con una frase o un'immagine a soli 12 euro. Stampa, serigrafica promozionale e per il settore moda, Viale Volontari della Libertà 68, vicino stazione ferroviaria, Vittoria, telefono 0932 86 62 54, cercaci su Facebook. Domus, stradale Scoglitti 44, Vittoria e corso Ho Chi Minh 85, Comiso. Ari e Anna, home, arredo letto, cucina, bagno, tendaggi, intimo, pigiami, corredi, sconto del 20% sulla collezione Mare 2012. Seguiteci su Facebook con altre promozioni fino al 50%, via Garibaldi 2, Vittoria.